Prego, signore, prego, facciamo prego. Due battute un minuto. Buonasera, no, vogliamo solo chiedervi che cosa avete comprato, se non siamo in discount. Parecchie cose abbiamo comprato. Avete speso? Fateceli vedere, prego, mostriamo un attimo al pubblico. Un gioco inglese addirittura? Sì. Facciamolo un attimo vedere. Allora, di che tratta questo gioco? Un attimo lo faccio vedere alle telecamere. Domande e risposte. Perfetto. Sì. Questo è in inglese, quindi è anche per l'apprendimento dell'inglese. Certo. Perfetto. Come vedete, quanto l'avete pagato, signora, se non siamo in discorso? Questo? Non l'ho pagato molto, 6 euro. Ottimo. Se io gli do 7 euro me lo vende. È una bellissima confezione, quasi nuovo, tra l'altro. No, è nuovo. Ah, è nuovo, perfetto, è nuovo. Dall'Inghilterra, vengono direttamente di là. Bellissimo. In ottime condizioni. In inglese, sì. Il venditore ha un fratello che vive in Inghilterra. E gli ha dato questi. Ah, questi perfetto, giochi. Quindi lui li importa in Italia. Vari giochi, sì, veramente. E oltre a questo, bello, che avete comprato di bello? Questo ho preso, va bene, un campioncino di profumo. Ovviamente la bellezza poi, è sempre importante. Cosa ho preso? È tanta roba che. Ah, una cravatta. Siamo curiosi, una cravatta. Posso vederla? Sì, è bella. Se non vogliamo. Ah, bella, originale. Carino. Mostriamo al nostro pubblico la cravatta. Facciamo vedere la cravatta. Vediamo come va. Ecco qua. Io già vesto malissimo, quindi con questa cravatta il quadro è molto bello. Con gli spaventapasseri, sono tutti spaventapasseri. Quindi anche Renato Motta potevamo mettere la cravatta. Ero il soggetto della cravatta. E poi che altro? Lei niente, signora, lei ha fatto da consulente. No, sì, ecco, benissimo. Una pizza per dolci. Ho un paio di occhiali, ho preso io. Caspita. Ah, questa mi sembra molto ben tenuta. Per l'insalata, secondo me per non usare. Quella del naso di Frank, no? Lo prende. Comunque diciamo le occasioni si trovano interessanti, se uno cerca bene. Ma voi venite tutte le volte oppure questa è la prima volta? Tutti anni siamo venuti, sì. Sempre veniamo, perché ci piace. Ci sono sempre cose carine, cose originali. Sì. Anche. Ah, questo è per gli amanti del fumetto. Tra poco ci sarà il Comic Con. Lei lo sa che c'era il Comic Con. Settimana prossima, qui alla mostra d'Oltremare c'è l'evento di fumettistica e cosplay, cioè gli amanti cartoni animati e fumettistici. Dal 1 maggio. Pure una pila? Una pila, sì. Sì, è bellina, è piccolina, è maneggevole, quindi è utile. Tutto a pochi euro, giusto? Ma quanto l'ha pagata? La pila due. Perfetto, ma stiamo trascurando la signora che anche aveva comprato delle cose. Vediamo la signora. Facciamo vedere anche qualcosa. Questa è una borsa da computer, perfetto. Col computer dentro. No, quello no, per la modica somma di 3 euro. Ottimo. Saluto la mia borsa, ho speso 50 euro. Complimenti. La mia borsa. Tutti ottimo. Gli scomparti, veramente e poi? Buona. Portafogli. Rasoio elettrico. Questo è un cellulare che viene da Londra, un cellulare. Oh mio Dio, un cellulare. Bellissimo, incredibile. Fammelo vedere un attimo la telecamera. Questo è di culto. Ma è vero, è giocato. No, funziona. È vero, è mignon. Devi mettere la scheda, c'ha due batterie nello scatolo, il filo logicamente per prezzo? Caricare. Insomma, è bellino. 10 euro un cellulare. Signora, ne ho 15. Me lo dà. Niente. No. Comunque posso dire una cosa, sono le persone che hanno fatto gli acquisti più originali e intelligenti della fiera. Complimenti, è vero. Sono bellissimi. È elettrico. Da Londra. Perché il signore che l'ha venduta c'ha il fratello che sta a Londra, quindi ma dalla stessa persona del gioco, dalla stessa persona. Dobbiamo andare a saccheggiare questa stand. Ma poi posso vedere il rasoio? No, volevo vedere il rasoio. Sì, mentre la signora cerca. C'era un vestito che si può fare in 32 modi, si può indossare. Sì! Ma lo ha comprato, no? Voglio solo dare questo alla signora, se non mi cade. Adesso non me lo permetto. È a tubino. Grazie mille. È tubino. Aspetti, scusi un attimo. Guarda che sciccheria. Bellissimo, okay. Posso aprire? Un altro oggetto di classe, di culto. Ma questo sembra un telefonino. Invece è un rasoio. Come si apre? Sono sopra. Okay. È ancora buono, ecco qua. Ecco, perfetto. Poi sì, è talmente bello che vi posso dare un consiglio: non state attenti a non telefonare con rasoio, perché che ti tagli un oriccio.
E poi ti fai la barba con quello. E la barba con lo telefonino. Perché non si tira, si fa cazzo. Incredibile. E attenzione, no, si, ah, ok, ok. Forse il prezzo, diciamo, di prima battuta, poi dopo hanno abbassato un po'. Ma quello. Attenzione, non distruggerlo, Silvia, se no non fa niente, non si tira. Aspetta, non questo non è, però, questo è sempre dall'inglese. Sì. Ah, perfetto, incredibile. Ecco qua, questo si alza. Sì, ma pure. Allora, le cose più interessanti vengono dall'estero, quindi. Si alza questo, no? Che si toglie qui. Perché questo è lo specchio. E questo. Aspetta, aspetta, si deve spingere, ecco qua. Monaco, Monaco. Mi puoi un attimo zoomare? Scusi, signor. Mi puoi un attimo zoomare su questo? Eccolo. Ah, scusate, no? Batteria ricaricabile, ovviamente. Ok. Sì, sì. Lo stiamo distruggendo. Era un bel rasoio. Era un bel rasoio prima che lo facessimo vedere. Ok, l'abbiamo fatto vedere alle telecamere. No, va a corrente, va questo senza va pile. Quindi è comodo. No, scusate, anche in viaggio. Ok. Benissimo. Quindi anche un batteria ricaricabile. Perfetto. Anche io, signor, non si preoccupi, sono negato. Mia moglie dice che già quando devo cambiare una lampadina faccio paura. Vabbè. Attenzione, c'è stato il jolly il colpo di scena finale. Il jolly finale. E che? La carta. La carta. Un foglio di carta. La ranocchia. La ranocchia, vera, viva. No. Ah, bellissimo. Portafortuna. Ah, ok, questo. Questo. Ci vedi? Ok. Ranocchia porta fortuna. Ok. Posso cospargermi che ho bisogno di fortuna. Grazie. Ok, questa è solo oggettistica. Però comunque sono certo, diciamo, di no, veramente interesse. Complimenti. Tutti acquisti carini. A parte gli scherzi. Originalissimo. Ottimo gusto originale. Gravidanza. Caspita. Gravidanza anche... Ok. Benissimo. Quindi veramente abbiamo accontentato tutti. Esatto. Tutti. Ma la gravidanza è per voi o per vostra figlia? Ah, la nuora, ok. Va bene, complimenti e grazie. Che cosa ha comprato alla fiera oggi? Ah, sono innanzitutto venuta per curiosare. La prima volta che viene? No. E poi, volendo, si possono fare anche dei buoni acquisti, ma bisogna saper scegliere. Ha un budget quando viene qui? Ma mi sono portata 50 euro, ma non è che li spendo tutti. Eventualmente faccio l'affare... Mi conviene. Ritiene che i prezzi sono convenienti oppure no? Come primo giorno magari alzano un po' i prezzi perché giustamente devono ammortizzare la spesa dell'ubicazione, ma se si viene magari l'ultimo giorno loro pur di non portarselo dietro svendono ulteriormente. Quindi cosa ha acquistato? Ce lo può far vedere? Sì. Ho acquistato questo bellissimo décolleté di Prada, che farò poi una bella ripristinata con la cromatina, molto molto originale, di qualità, a 10 euro. Vedi, proprio nuovo. Bisogna essere anche fortunati a trovare il numero in questo caso, sì. Oppure per la taglia, assolutamente per altri casi di abbigliamento. Sì. Però trovo che... è, diciamo, una buona iniziativa, in quanto molte persone magari hanno le cantine, le case piene di cose, e quindi vuole essere un modo per poter vendere, e ci sono amatori che magari sono propensi ad acquistare. Grazie. Beh, mille, le auguro una buona giornata. Le lascio un attimo un nostro volantino. Noi siamo una web TV. Certo. Tu hai comprato qualcosa oggi? Mi hanno regalato qualche gadget e sto andando così bene. Poi vediamo. Ti è piaciuto venire qui? Sì. Ci ritornerai quindi l'anno prossimo? Sì. Sicuramente anche domani, dopodomani. È un posto bello e accogliente. Grazie. Dove puoi vedere un sacco di cose belle. Ti puoi svagare? Innanzitutto... Nome? Claudia. Alberto. È la prima volta che venite alla fiera? No. Siete dei fedelissimi? Sì. Fedeli. Che cosa volete comprare? Ma principalmente un giretto per vedere le novità e cosa c'è. Poi quello che vedremo... Gli altri anni cosa avete comprato, se posso chiedere?
dei CD musicali. In genere comunque occasioni, quindi non qualcosa in particolare. Vediamo qua con uno scopo preciso. Okay. Quindi curiosare e vedere le occasioni. Senti, lei non ci sente, ma tu in realtà hai già pensato a qualcosa da comprare. Mai, non l'ha sentito proprio. Andavo da solo. Se partivo più comunque prendendo da solo. Va bene, ragazzi, buon divertimento. Grazie. E quando comprate vediamo qualcosa, tornate e fateci vedere cosa avete comprato. Se rimanete qui, allora. Noi siamo qui per tutti e tre i giorni. La prima volta che viene alla fiera? No, non è la prima volta. Quante volte ci è venuto? Ma di solito quando fanno 2-3 volte all'anno vengo sempre. Viene con l'intento di cercare già qualcosa oppure viene a curiosare semplicemente? No, c'ho la famiglia che c'ha uno stand e così vengo a accompagnarla a scaricare e caricare un po'. Quindi non compra precisamente? Si compra lo stesso, oppure si dovrebbe vendere. Che cosa ha comprato oggi? Oggi io niente, loro hanno solo comprato giocattoli. Posso? Sì, certo. Vieni. Che cosa hai comprato? Tanta roba. Ci me lo puoi far vedere? Non ce l'ho qua. Ah, non ce l'hai. Me lo racconti allora? Allora, mi sono comprata delle carte di Violetta, poi mi sono comprata un bracciale in vimo delle principesse e altra roba che ora non mi ricordo. Ti piace la fiera? Sì. Quindi ci verrai anche l'anno prossimo? Sì. Va bene, grazie. E qualcosa, se trovo, di mobili antichi oppure anche qualche quadro, qualche cornice e qualche libro antico. Ecco, questo qua vado. Quindi ci muoviamo sul culturale, su sì, cosa? Sul culturale. È una fiera che merita e mi fa piacere che vedo che ci sono diverse persone che sono venute e anzi rispetto agli altri anni vedo più gente e si vede che è stata bene organizzata. Sì, tra l'altro questa edizione durerà 3 giorni, solitamente lei sa dura solo il sabato e la domenica, invece questa volta venerdì, sabato e domenica. Ho fatto bene a programmarla in questi 3 giorni perché capita anche 2 festivi se vogliamo, il 25 e poi la domenica, per cui ci sarà un afflusso di gran lunga maggiore rispetto agli altri anni. E faccio i miei auguri agli organizzatori e un plauso a Napoli che riesce sempre a organizzare ottime manifestazioni. Grazie perché finalmente sentiamo parole di speranza, parole positive. L'ho comprato questo che mi interessava perché ci sono i soldi, le vecchie lire. Quanto l'ha pagato? L'ho pagato 6 euro. E poi ho comprato un altro libro, La filosofia della libertà. Poi niente, poi degli elefantini. Elefantini. Aspetta, vi faccio vedere tutto. E queste lettere sono dei caratteri di stampa antichi con il mio nome. I prezzi come le sono sembrati rispetto agli altri? Sì, bassi, buoni i prezzi. Era la prima volta che veniva o era già venuta? Sono già venuta altre volte. E come spesa totale quanto ha speso? Ma in tutto una 20 euro.